anche a partire da situazioni come queste lo slancio motivazionale vada ad alimentare le nostre giornate di lavoro, che sono spesso giornate imprevedibili. Il nostro è un contesto in movimento costantemente, le persone cambiano, non solo perché c'è un turnover di detenuti importanti, ma anche perché gli stati psicologici delle singole persone ristrette si modificano di giorno in giorno in base a circostanze diverse. Facciamo un lavoro impegnativo che però ha questo tratto, secondo me, dell'attenzione alla persona che può renderci orgogliosi del lavoro che facciamo. Bilancio molto buono e molto incoraggiante. Ecco, mi riferisco non solo al lavoro che stiamo conducendo all'interno del reparto per migliorare, come ho detto, le condizioni di lavoro della polizia penitenziaria e ad un tempo le condizioni di detenzione dei detenuti, ma è un lavoro che mi sta sorprendendo perché sto raccogliendo tanta attenzione da parte del nostro territorio in tutte le sue espressioni, e questo mi rende veramente forte di collaborazioni, di sinergie su cui è importante contare per un'organizzazione come il carcere, che è indubbiamente complessa. Il mio dovere, il nostro dovere, è quello di non lavorare da soli. L'autoreferenzialità non deve più appartenerci, non corrisponde al mio carattere e ai miei obiettivi, ma comunque credo che non si ponga in linea con la professionalità che dobbiamo esprimere.